Questo è l'applauso di Daniele Sindaco, pronto questo luogo meraviglioso per vivere l'ennesima straordinaria serata di spettacolo dopo una programmazione ampia, eterogenea, che accontenta i gusti di tanti. Un altro grande e strepitoso successo questa sera a Marina di Sibari per la presenza di Lucilla. Lucilla ha appassionato bambini e bambine, anche i genitori, in tantissimi in questa piazza, circa 3.000 persone. È la testimonianza che l'amministrazione comunale ha fatto bene ad allestire questo programma. Io voglio ringraziare tutti coloro i quali sono stati i protagonisti di questa estate cassanese che non si conclude questa sera, che continua anche con artisti locali fino ad arrivare al 7 settembre alla Notte Bianca. Grandi successi, grandi numeri per l'amministrazione comunale e per gli artisti che insieme alla giunta, ai consiglieri comunali, agli uffici del comune, insieme ovviamente al direttore artistico Solano, a Liborio Salerno, a tutti quanti coloro i quali hanno collaborato con noi, è stata una scelta veramente molto molto azzeccata. Abbiamo avuto due sere fa Franco Ricciardi, 10.000 persone hanno invaso Marina di Sibari, prima ancora all'Europoli i Nomadi, e poi a Dori Fausto Leale, insomma veramente un'estate che è stata molto partecipata. Siamo partiti nel mese di giugno con una serata culturale dinanzi alla cattedrale con Giancarlo Giannini, poi due serate all'interno del centro storico e poi man mano abbiamo attraversato le frazioni, l'Europoli, Doria, questa sera qui a Marina di Sibari con un evento veramente straordinario che io stesso non mi aspettavo, un artista giovane, giovanissimo che affascina, per come ho detto prima, i bambini e le bambine, che affascina anche i genitori. Credo che abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo raggiungere. Marina di Sibari l'abbiamo recuperata, ricordo ancora quando siamo arrivati per la prima volta c'erano grossissimi problemi infrastrutturali, man mano ci siamo messi a lavorare, stiamo lavorando sodo e questo lavoro che noi stiamo facendo sta dando i suoi frutti, sta dando i suoi risultati, perché poi siamo passati dalla ristrutturazione alla fase della promozione, quella promozione che stiamo facendo con grande piacere, con la partecipazione di tutti
la soddisfazione mia e della giunta che ho l'onore di presiedere, dell'amministrazione comunale, della burocrazia del comune, è che i cittadini hanno apprezzato le nostre scelte. I cittadini sono distanti da polemiche e da discussioni inutili, vogliono che il loro comune possa guardare in avanti, che possa ospitare, che possa realizzare eventi che attirano, diciamo, sul territorio una miriade di persone. È quello che volevamo, non ci fermeremo, andremo avanti, perché per la parte che ci riguarda noi abbiamo detto che Cassano doveva sognare, doveva andare avanti. Abbiamo iniziato il percorso amministrativo nel novembre del 2019 dicendo che Cassano doveva sorridere. Poi ci sono stati gli anni del Covid, abbiamo lavorato intensamente per proteggere la vita dei cassanesi, adesso è giusto che possiamo sorridere, tutti quanti insieme possiamo promuovere questo territorio che è bello, meraviglioso, che merita le attenzioni che stiamo rivolgendo, merita, i cittadini di questo territorio meritano di vivere bene anche, diciamo, con eventi straordinari che li fanno associare con altre persone. È quello che noi volevamo fare. Cassano quindi rinasce, Cassano sorride e per la parte che ci riguarda continueremo a fare il nostro lavoro con grande impegno. Ringraziamo i cittadini per il sostegno quotidiano che ci viene garantito e per anche gli incoraggiamenti che ci sono da parte della gente libera di Cassano. Cassano è bella, Sibari è meravigliosa, stupenda e noi dobbiamo propagandarla perché meritiamo che verso Sibari ci siano le attenzioni che noi stiamo chiedendo da tempo. Nel frattempo è tornata tantissima gente e di questo siamo fieri. Buona serata a tutti, buona estate, viva Sibari! E l'amministrazione comunale, ora il sindaco Giovanni Papasso, dopo un piccolo omaggio floreale. Grazie. Passo la parola al sindaco perché ci tiene a concludere insieme a Lucilla questa meravigliosa serata. Buonasera a tutti, soltanto per ringraziare Lucilla per aver accettato l'invito mio dell'amministrazione comunale per essere qui stasera. Benvenuta a Sibari, è stata molto apprezzata la sua presenza, gradito il suo spettacolo, complimenti vivissimi, grazie alle tue accompagnatrici, collaboratrici per essere anche loro qui. Ringraziamo Andrea Solano, salutiamo con grande affetto tutti i bambini e le bambine che sono qui insieme ai loro genitori. Noi usiamo fare una cosa semplicissima, abbiamo stabilito che ad ogni artista che viene qui da noi a Sibari noi consegniamo la moneta di Sibari con il toro retrospicente che sta a significare un ricordo, perché qui siamo nella culla della Magna Grecia, qui ancora si ode l'epopea dell'antica Sibari, la magnifica Sibari. Quindi in segno di riconoscimento per essere qui con noi, insieme ovviamente. Grazie mille. Insieme ovviamente al Gagliardetto e Comune che lei appenderà nel suo ufficio per ricordarsi di essere stata al Comune di Cassano e a Sibari. Grazie tante. Grazie infinite a voi. Ancora. Grazie davvero. Un bacio a tutti quanti voi. Grazie. Salutiamo insieme Lucilla. Grazie per la carica, bimbi. Grazie mille. Grazie per l'invito. Grazie.